Invece questa sera avrò la felicità di far vedere al pubblico italiano Matrimonio all'italiana, Marriage Italian Style, che è poi dietro questo film c'è una grandissima pièce di Edoardo De Filippo che è Filomena Marturano. Di mio padre si conosce l'attore, quindi I pane, amore e fantasia, l'attore degli anni 30 dei Telefoni bianchi, e poi si conosce quel periodo meraviglioso che è stato il neorealismo, con quei sei film eccezionali tipo Bicycle Thieves, Le biciclette, The Thief, The Roof, Il tetto, L'oro di Napoli. Una volta Martin Scorsese mi ha detto che loro si sono proiettati tutto il neorealismo italiano perché erano allora in America i film si facevano dentro i teatri di posa e nessuno girava per strada. E quindi noi siamo stati i primi a mettere la macchina da presa per strada e a fare dei film con delle persone della strada e non degli attori che uscivano dalla Camera d'Arte Drammatica. Però Matrimonio all'italiana, che non c'entra niente con questo cinema di mio padre, ma è un film fatto da Carlo Ponti per la moglie, che è Sofia Loren, subito dopo la Ciociara. Con la Ciociara Sofia vinse un Oscar. E pensate che Matrimonio all'italiana, pur essendo una commedia chiaramente commerciale, è un film che forse è l'unico dell'ultimo periodo che si può riagganciare al periodo d'oro del neorealismo. Tant'è che la Loren ebbe un'altra nomination all'Oscar, ma non lo ha vinto perché l'anno prima l'aveva vinto con la Ciociara, che in America si chiamava Two Women. E quindi se non l'avete visto, guardatelo perché è veramente un film eccezionale dove c'è una feeling tra Marcello Mastroianni e Sofia Loren indimenticabile. Tutti i personaggi di contorno napoletani sono straordinari, a cominciare da un'attrice che si chiama Tecla Scarano, che è una comica napoletana fantastica che fa la cameriera della Loren nel film. Quindi per me è una grande soddisfazione. Ogni volta, sai, purtroppo nel mio paese si dimentica facilmente. Se tu pensi che Anna Magnani nessuno ne parla più, quindi ogni qualvolta qualcuno come voi o altri fanno conoscere ai ragazzi che hanno l'età dei miei figli questo cinema come Matrimonio all'italiana, per me è una grande festa ogni volta che si parla di mio padre. E quindi per questo sono anche qui, per ringraziarvi e ringraziare loro che hanno parlato ancora di papà e del suo cinema meraviglioso.